Bentornati con quelle iene sul tubo e malati di Fantacalcio, sempre in collaborazione con Sanio Sport 2.0. Ecco i nostri consigli su chi schierare e chi invece evitare per l'undicesimo turno di Serie A. Partiamo subito. Milan-Juventus. Apre l'undicesima giornata di campionato alle ore 18, un match di non semplice previsione. Una Juve sicuramente più favorita, che proverà a non interrompere la sua corsa allo scudetto. Milan però in crescita, reduce dalla larga vittoria sul Chievo, che proverà a sfruttare al massimo anche il fattore casa per far sua la vittoria. Tra i padroni di casa provate a dare fiducia soprattutto a quelli che sono gli uomini più in forma, come Calhanoglu, Suso e Kalinic, da evitare la difesa, ad eccezione di Rodriguez. Tra gli ospiti seguite un po' la stessa regola, sia all'attacco ed a Pjanic e Cuadrado apparsi in forma nelle ultime gare per quanto concerne la zona bonus, da evitare anche qui la difesa, scommessa Khedira che potrebbe giocare solo una parte di gara. Roma-Bologna. Sabato sera, secondo anticipo di giornata che metterà di fronte una Roma che non vuole perdere il treno per le prime posizioni della classifica ed un Bologna uscito sconfitto con la Lazio che farà di tutto per non ottenere un nuovo risultato negativo. Nella Roma fiducia un po' a qualsiasi giocatore avete nella vostra rosa, non esitate in particolare su Kolarov e Perotti apparsi tra i migliori nella scorsa gara ed al bonus facile. Scommessa De Frel, che potrebbe rivelarsi una sorpresa a gara in corso. Nel Bologna ovviamente da dosare la fiducia, sia a Verdi e Di Francesco, evitate se potete tutti gli altri, scommessa destro, ex di turno che potrebbe regalarvi qualche gioia inaspettata. Benevento-Lazio, partita sulla carta che sembrerebbe già segnata quella che mette di fronte una Lazio che viaggia a ritmi altissimi, non avrà sicuramente intenzione di fermarsi, ed un Benevento, fanalino di coda della classifica ed in grandissima difficoltà. Nei Sanniti date fiducia solo a Cataldi, apparso tra i migliori nelle ultime uscite, e Iemmello, sbloccatosi la scorsa giornata in zona realizzativa. Evitate tutti gli altri. Scommessa Ciciretti che potrebbe tirarvi fuori dal nulla qualche bonus dal cilindro. Nella Lazio è inutile dirvi di schierare qualsiasi giocatore avete nella vostra rosa, in particolar modo come sempre il tridente offensivo, fate però solo attenzione ai ballottaggi che coinvolgeranno in particolar modo i giocatori di fascia. Crotone-Fiorentina. Apre il filone di partite in programma alle 15, una sfida importantissima in chiave salvezza per quanto riguarda il Crotone, che farà di tutto per sfruttare a meglio anche il fattore casa. Fiorentina che dal canto suo vorrà proseguire la scalata ai piani alti della classifica, dato lo straordinario momento di forma. Tra i padroni di casa date fiducia a pochi uomini che più potrebbero regalarvi qualche bonus, come Roden, Mandragora e Nalini. Evitate se potete tutti gli altri, scommessa a Budimir ancora a secco in campionato. Nei viola provate a dare fiducia un po' a qualsiasi giocatore avete nella vostra rosa, in particolar modo Chiesa e soprattutto Benassi e Simeone apparsi in vena nelle ultime uscite di campionato. Scommessa Esseric. Napoli-Sassuolo. Partenopei sicuramente favoriti in questo match dove proveranno a dare continuità di risultati per provare a mantenere la testa della classifica. Sassuolo che invece ancora sembra non aver trovato la giusta quadratura in queste prime 10 giornate, ma che proverà a dire la sua. Nel Napoli fiducia a qualsiasi giocatore abbiate nella vostra rosa, da evitare solo Isai che quasi sicuramente tirerà il fiato. Scommesse Hamsik ed Insigne da schierare ugualmente anche se potrebbero giocare solo una parte di gara. Nel Sassuolo provate almeno per questa giornata ad evitare qualsiasi giocatore avete nelle vostre squadre, Berardi e Politano solo come scommesse. Sampdoria-Chievo. Match che vede leggermente favoriti i doriani, in virtù anche del fattore casa. Partita che tuttavia si preannuncia più in bilico del previsto, con un Chievo che proverà sicuramente a riscattare la debacle casalinga con il Milan. Nei padroni di casa da evitare Barreto ad elevato rischio malus e Ramirez apparso in difficoltà nelle ultime uscite. Fiducia al reparto offensivo e Pratt, grazie ai quali potrebbero arrivare interessanti bonus. Scommessa Caprari. Tra le fila degli ospiti fiducia ai soli Castro, Birsa ed Inglese. Scommessa Pelissier che potrebbe regalarvi qualche gioia inaspettata. Evitate se potete tutti gli altri. PAL-Genoa. Partita delicatissima quella che vedrà affrontarsi due squadre alla ricerca di fondamentali punti salvezza. Genoa reduce dallo stop col Napoli ma apparso in palla nelle ultime uscite. Spalle in affanno da diverse giornate anche se nella gara con la Juventus ha mostrato segnali di ripresa. Provate dunque per entrambe le squadre a schierare un po' qualsiasi giocatore avete nelle vostre fantasquadre. Nella SPAL non esitate in particolar modo su Antinucci, Viviani e Schiattarella. Nel Genoa puntate forte soprattutto su Laxalt, Rigoni e Tarabt. Scommessa la Padula di ritorno da un lungo stop.
Udinese-Atalanta, sfida interessante quella che vede l'Udinese reduce dalla vittoria esterna sul Sassuolo, che proverà sicuramente a non fallire il difficile match casalingo in programma contro l'Atalanta. Ospiti che dal canto loro hanno mostrato un ottimo momento di forma nelle ultime uscite e non vorranno di certo ottenere un risultato negativo. Nell'Udinese fiducia da dosare, sia De Pollo, Yanko e Maxi Lopez, tra i più accreditati per quanto concerne possibili bonus. Scommessa lasagna. Evitate se potete tutti gli altri. Nell'Atalanta attenzione a quei giocatori a rischio turnover, sia Spinazzola, Gomez e Petagna. Scommessa Kurtic. Torino-Cagliari. Chiude la domenica di Serie A alle 20:45 una partita molto delicata per entrambe le compagini. Torino reduce da deludenti risultati, che vorrà fare di tutto per tornare a fare punti tra le proprie mura. Cagliari invece è apparso molto in difficoltà nelle ultime uscite, nonostante sia reduce dalla vittoria sul Benevento, ma che proverà ad ottenere quantomeno un risultato positivo. Nel Torino provate a dare fiducia a qualsiasi giocatore abbiate in rosa, provate solo ad evitare Acqua e Molinaro a rischio malus. Pensateci due volte invece su Niang e Sadik, non in gran forma ma che potrebbero regalarvi qualche bonus insperato. Nei sardi dosate invece la fiducia, evitate la difesa ad elevato rischio malus, sia Joao Pedro e Pavoletti, Sau solo come scommessa. Hellas Verona-Inter. Undicesimo turno che si conclude lunedì alle 20:45. Ospiti sicuramente favoriti che proveranno a non perdere il passo scudetto mostrato fin qui. Padroni di casa che invece tra le proprie mura proveranno ad ottenere un risultato positivo, che sarebbe di fondamentale importanza per costruire una salvezza ad oggi a forte rischio. Nell'Hellas provate tuttavia almeno per questa giornata ad evitare quasi tutti quei giocatori avete nella vostra fantasquadra. Fiducia solo a Pazzini e Cerci che potrebbero portarvi qualche bonus inaspettato. Scommessa Bessa. Nell'Inter non esitate invece a schierare qualsiasi giocatore abbiate in rosa, attenzione solo a quei giocatori più a rischio del posto, come i Gagliardini. Scommessa Eder che potrebbe trovare maggiore minutaggio in questa gara. Passiamo adesso a quelli che sono i portieri consigliati e sconsigliati per questo undicesimo turno di campionato. Da schierare troviamo sicuramente Alisson e Reina, date anche le solide difese delle loro rispettive squadre. Consigliatissimi anche Strakosha, Sportiello ed Handanovic, nonostante il fattore ospite, che non dovrebbe rappresentare un grande problema dato il basso coefficiente di difficoltà delle loro rispettive gare. Puggioni, Gomis, Perin e Berisha solo se non avete migliori alternative. Tra gli sconsigliati provate almeno per questa giornata è ad evitare Donnarumma e Buffon, data l'alta probabilità di malus che potrebbero portarvi due. Sconsigliati anche Da Costa, Brignoli, Kordaz, Consigli, Sorrentino, Bizzarri, Rafael e Nicolas. Malati di fantacalcio termina qui, ma non dimenticate di commentare sotto il video. Iena Bizzucci interverrà fino all'ultimo minuto per supportarvi con le vostre scelte per schierare l'11 ideale di giornata. Ricordiamo inoltre il solito like alla pagina e sito di Sanio Sport 2.0, oltre che ovviamente al nostro canale. Da quelle Iene sul tubo per oggi è tutto, appuntamento al prossimo video.